Parliamo ora di Expo 2015, un appuntamento molto atteso per la città di Milano, ma per tutto il nord e il paese in generale. I temi dell'Expo, come quello dell'alimentazione, sono un'occasione anche per coinvolgere le scuole. Il comitato Scuola Expo, promosso dall'ufficio scolastico di Regione Lombardia, ha infatti individuato gli istituti scolastici di Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Trentino, Alto Adige, per coordinare diversi progetti regionali. Sentiamo dunque come si può promuovere la partecipazione dell'Expo nelle scuole nel prossimo servizio. Presidente Bracco, il tema dell'Expo, in particolar modo la nutrizione, si addice molto al Padiglione Italia riferito ai giovani, visto che oggi viene presentato questo progetto riguardante la scuola. Per quale motivo? Su cui abbiamo lavorato con Marco Balici, su cui abbiamo impostato il concorso per il progetto del Padiglione Italia è proprio quello di vivaio. Vivaio Italia, quindi luogo dove si preservano e si fanno germogliare i talenti. Qual è l'icona? L'icona del vivaio è l'albero della vita. Gli studenti saranno coinvolti anche dal punto di vista turistico per far conoscere un'occasione all'Expo, per far conoscere i nostri luoghi, non solamente la Lombardia, ma anche fuori. Sì, noi pensiamo che Expo sia essenzialmente un'opportunità per far conoscere il paese e per renderlo noto al pubblico internazionale come destinazione. Quindi è un'occasione enorme e unica che noi abbiamo per lavorare su un modello anche di crescita in cui il turismo, evidentemente, e soprattutto l'esperienza dei territori è un'opportunità da cogliere nel modo migliore possibile. Abbiamo pensato di lavorare molto inizialmente anche sul turismo scolastico, che oggi vede più della metà dei flussi essere indirizzati verso l'estero e essere indirizzati verso delle mete, diciamo, tradizionali. Abbiamo cercato quindi di lavorare col Touring, col FAI e con i giovani di Federalimentare per individuare 8 destinazioni pilota in cui proporre dei viaggi sostenibili dal punto di vista del costo per le famiglie e dal punto di vista anche della sostenibilità dei mezzi di trasporto, perché l'ossatura viene tramite Trenitalia e tutti i trasporti invece su gomma sono con dei mezzi Euro 5, che porti i giovani a conoscere quell'Italia museo diffuso che sono le dimore del FAI, accompagnati con i giovani di Federalimentare che lavorano a comunicare e trasferire i valori della produzione agroalimentare italiana ai giovani in coerenza con i programmi che il programma Scuola e Cibo ha varato nei vari ordini di scuola. Quello presentato oggi è il comitato territoriale che riguarda il Nord Italia, visto che l'Expo si terrà a Milano e Lombardia e nelle regioni confinanti, contigue, ci sarà il maggior sviluppo e coinvolgimento del sistema scolastico. Esisteva già da tempo il comitato nazionale Expo Scuola, che ha raccolto l'eredità del vecchio comitato per l'educazione scolastica alimentare, che ha sviluppato il tema principale degli Expo, quindi l'educazione alimentare. L'obiettivo è quello di far arrivare pronti al 1º maggio 2015, quando iniziano i 6 mesi dell'Expo, l'intero sistema scolastico, i docenti, i dirigenti, i formatori, i collaboratori del mondo scolastico e i ragazzi che a loro volta informeranno le famiglie. Il sito invece lo ricordiamo? Expo2015.org è quello dell'intero sistema e poi c'è quello scolastico specifico. Però al di là del sito, quello che voglio sottolineare è la necessità che tutto il sistema scolastico partecipi. Noi dobbiamo portare tantissimi ragazzi, tantissimi studenti, perché l'Expo, come sapete, non è una fiera commerciale, è una fiera che ha lo scopo, è una somma di eventi che hanno lo scopo di educare su un tema. Il tema dell'alimentazione e della nutrizione è un tema italiano ed è un tema che può fornire ai nostri ragazzi opportunità di lavoro se hanno terminato gli studi e prima ancora di fare delle scelte scolastiche e universitarie in un settore che ancora cresce e ancora offre delle opportunità.